Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrin Cronton in questo nuovo episodio di Platino Extreme. Ho lavorato qualche ora al gioco e ho allenato la squadra. Direi che i livelli sono piuttosto alti e ora si vede davvero. Ad ogni modo, le avventure di oggi ci porteranno a conquistare almeno la medaglia di Evopoli. Dobbiamo riuscirci, cioè è qui vicino, basta attraversare il bosco e siamo ad Evopoli. E la palestra si fa subito. Abbiamo Monferno. Ah no, sono randomizzati, è inutile. Proviamo un po' a scintillare. Tanto reggo un altro riduttore. Vediamo un po' che succede con scintilla. Buonissimi danni, buonissimi danni. Cavolo, non ha nulla di difesa Metagross allora. Conta anche contro chi ti alleni, perché i Pokémon selvatici danno EV a tutto spiano. Però, wow, davvero wow. Ah, il Montanari mi ha beccato. In Pokémon Prisma, combattere contro Koffing e usare Scintilla, o meglio, un attacco elettro, è super efficace, perché Koffing è fatto di gas. E se una scarica elettrica attraversa un ammasso di gas, quello che Koffing è, esplode, il gas esplode. E quindi in Pokémon Prisma Koffing in teoria esplode. Sarebbe bellissimo vedere Koffing esplodere in mille pezzi. Quindi se si evolve ora, io gli dico un enorme grazie. Ah, qui però avere in puntura, quindi meglio andare con Comete, che è normale ma è un attacco speciale. Vediamo un po' quanto gli faccio. Sarei voluto andare con Acqua Getto proprio di prepotenza per sfondarlo con un attacco solo, ma meglio non rischiare. Bon, è fatta, livello 26. Vai bellissimo. È un Pokémon Flozzle che non ho mai usato, quindi sono molto curioso di vedere come si comporterà una volta arrivati alla Lega Pokémon. C'è sempre il fatto però che io debba comunque allenarli tantissimo per la Lega. Che poi mi sono accorto che nella registrazione scorsa non c'era... Metal Polvere, wow, non c'era la grafica. Ho renderizzato il video, la grafica era scomparsa. Boh, oramai era tardi per renderizzare un'altra volta con la grafica aggiustata. Niente, non andava, quindi ho detto, sai che c'è? Amen, metto un commento, lo pinno in alto e via. Osso raro, wow, questo si vende a caro prezzo. Ok, anche lei vuole sfidarci. Ho allenato un pochino di più Monferno fino al 33. Ho allenato Monferno fino al 33 in modo da poter allenare poi tranquillamente Shinx, Luxio e Flozzle per conto loro, magari anche nelle lotte in doppio, comunque sia al 33 Monferno. Fino alla prossima, fino ad Evopoli ci siamo. Dopo Evopoli forse devo tornare ad allenare anche lui. Comunque sì, adesso vorrei portare al 29 siamo conduce. Allora cambio e metto Flozzle davanti. Almeno poi alleno anche lui che sta al 26, si è appena evoluto, insomma, ci vuole un po' una spinta di punti. Doveva succedere prima o poi. Doveva succedere. Non posso dire nulla. Cavolo, Drago è resistente contro l'acqua? Lui ha anche acciaio. Acciaio Drago non ha Fragor Tempo ancora. Vero? A parte che essendo tipo Drago fa un danno normale a Simian, anche avesse Fragor Tempo. Drago Spiro fa un danno normale. Potrebbe paralizzare però. Ok, pugno rapido, danno normale, però almeno facciamo qualche danno. Potevo fare ruota fuoco, perché è più forte di pugno rapido. Ma tanto, ok, ora per forza pugno rapido, non te lo leva nessuno. Anche se penso però che forse sarebbe stato comunque più veloce. No, più veloce, non lo so. Forse sì, perché ho sempre usato mosse con priorità, quindi non lo so. Ma penso di sì, un Dialga, insomma, anche al 21, già abbastanza. È sempre un leggendario. Marcellus Wallace si chiama. Pulp Fiction, se non l'avete visto, aspettate di avere 14 anni, se no vi spaventate. Non perché sia pauroso, ma per l'abbondanza di sangue. Tarantino, quindi ho detto tutto. Pokémon ci sono, una Combat Girl. Senti come pompa? A chitarrozza, senti? È molto sintetizzata perché registrare una chitarra elettrica vera
potevano farlo, non so cosa gli costava. Gliela prestavo io al limite. Forrest Gump, dai. Ogni cosa c'ho un riferimento, uffa. Non... Odio questa vita. Troppe informazioni al cervello. Attenzione, Platino dà anche bombe di lore quando trovi i piatti. I frammenti della creazione dell'universo compongono questa lastra. Ragazzi, Platino davvero dà delle bombe di lore che... Mio Dio, perché ti sei girata? E poi dico, vabbè, adesso sai che faccio? Giro e scendo sotto. Invece no, non so perché ho tirato dritto. Mannaggia a te, piccoletta. Bob l'aggiusta tutto, sì. Un altro di alga? Oh! E mo' mi iniziano a girare i Zebedstrauss, non lo so. Mando Masquerade, che non è Masquerade, perché uno mi ha fatto notare, ma Andre Link hai chiamato per caso Badiou Masquerade perché ti sei sbagliato con Masquerade? No. Masquerade perché, dato che che evolve nello stadio finale in Roserade, e a me Roserade sembra che porti una maschera, l'ho chiamato Masquerade. Roserade, Masquerade, insomma, avete capito, no? Dato che potrei essere più veloce, ruota fuoco. Perfetto, sono più veloce. Però fa un danno normale, perché il tipo fuoco contro il drago fa un danno inferiore. E quindi super efficace. Ma alla fine ha fatto gli stessi danni. Boh, vabbè, ragazzi, non lo so, è molto strano. Vabbè. Andiamo, finiamola con pugno rapido. Non ci ha fatto nulla, non ci ha letteralmente toccato, a parte viso truce. Scusi, potrei usufruire del suo letto, grazie. Molto gentile lei, signora. Continuo o torno indietro? Guarda, hai la strada libera, Ti l'ho abbattuto io, sono deboli ancora gli allenatori che trovavi prima. Ciao, io sono Demetra, e tu invece come ti chiami? Ok, Link, sono lieta di conoscerti. Senti, Link, posso chiederti un grossissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura di andare da sola. Ho sentito dire che c'è un gruppo di tipi loschi chiamato Team Galassia che si aggira da queste parti. Ci siamo meglio, posso venire con te? Ok, va bene, vieni con me. Ah, tieni Pokémon in perfetta forma. Allora va bene, Demetra. Però non mi stare troppo appiccicata, ok? La gente potrebbe pensare male. Ok, qui c'è la pietra che fa evolvere Eevee in Leafeon. E abbiamo una lotta in doppio. Oh yes. Che poi mi sembra che uno di questi allenatori è stato introdotto proprio per questo gioco, per la lotta in doppio, se non sbaglio, Latias. Dragonair. Ma che è la sacra dei draghi? E Dialga 2 e Latias e Dragonair. Oh. La cosa bella poi in questo bosco è che c'è appunto la villa Pokémon, dove di notte si può andare a catturare Rotom. Mi dissero a scuola, quando era diamante, era uscito da poco, uno l'aveva fatto, ha detto: ah, Andrea, ho trovato Rotom, però ci devi andare alle 9 di sera perché l'ho letto su internet. Però io sinceramente non ho mai approfondito più di tanto questa faccenda. Sono andato lì di notte alle 9, dopo le 9, e l'ho preso Rotom. Però non ho mai controllato effettivamente se internet a quei tempi dicesse che Rotom si poteva prendere solo dalle 9 in poi. Non ho mai approfondito, sinceramente. Messaggio tunnel, che bello. Sono molto felice ora. Questi potrei anche evitarli, ma no. Anche perché poi qua ce ne sono altre. Questo mi pare che stiamo vicini all'uscita, vero? Ma tanto li affronto, ma ci ritorno. Giusto un attimo per vedere se era come pensavo. Perché a ricordarsi è difficile, ragazzi. Ho giocato solo 2 volte a Platino, 4 a Diamante e mai a Perla. Velox Ball! Beh, insomma. Sì, ecco, infatti questa è la vecchia villa. Demetra, un attimino, facciamo altre 2 lotte. Aspetta però, potrei avvantaggiarmi? Sapete come? Facendolo andare via. Guarda, ecco l'uscita. Sono così solata che ce l'abbiamo fatta. Mille grazie, Link. È un segno della mia gratitudine. Calmanella, che fa diventare più amico un Pokémon in squadra, a quello che la tiene. Spero che ci incontreremo ancora. Sì, possiamo rincontrarla. Poi quando facciamo la Battle Tower, mi sembra. Ovviamente ora mi faccio le lotte in doppio per conto mio con i miei Pokémon.
senza il suo aiuto, che è meglio. Sì, mi ricaricava, ma... Mamma mia, Cricket è una giratina? Oh, grande, ce l'abbiamo fatta. Duce al 30, ottimo. Ah, falso finale. Oh, attenzione. Bello. Ora siamo quasi imbattibili. Perfetto, siamo usciti. Ecco, vedi qua, per fare un pochino prima, senza passare per il bosco. Ah, le bacche, le bacche. C'è una zona d'erba molto sospetta. Proprio te lo mettono, antisgamo. Va bene, affrontiamo anche questi allenatori senza prima arrivare a Devopoli. Non so perché, ma più mi avvicino a Devopoli, più ho una strana sensazione. Oltre a messaggio spazio, ma vabbè. Lockdown, non importa. Ok. Mi sbagliavo allora. Allora, direi di andare direttamente alla palestra, così non perdiamo tempo. E poi nel prossimo episodio possiamo cominciare con calma. Oh, salve. Ciao, sono Gardegna, sono il capo palestra di questa città. Il mio ultimo sfidante era un vero terremoto, non stava mai fermo. Mi pare si chiamasse Johnny, mi ha parlato di te. Mi ha detto che c'era qualcun altro che voleva sfidarmi. Ti attendevo con ansia. Sappi che chi vuole lottare con me deve prima affrontare e sconfiggere tutti gli allenatori della mia palestra. Ti attenderò alla fine del mio percorso, allenatore. Non deludermi. Non si preoccupi, signorina Gardegna. Bacca Enigma. Oh. Allora, il mio Flozzel davanti è pronto a rompere un po' di glutei. Salve. Ah, ok, quindi devo per forza parlarci io. È impossibile batterlo. Quindi la prima ci dice cosa fare e come funziona la palestra. Giro più lungo. Wow. Perfetto. Eccoci qua. Ciao, tu chi sei? Tua squadra di Pokémon Erba? Siamo sicuri? Perfetto, avanti miei prodi. Alla riscossa. Manca solo il nostro capo palestra. Forza, non avere paura. Non ne ho, infatti. Ragazzi, pronti per la sfida contro Gardegna, che chissà come si chiamerà qui? Ce ne è messo di tempo! 5 minuti! Io sono Gardegna, regina dei Pokémon di tipo erba e capopalestra della città di Evopoli. Già in occasione del nostro primo incontro sapevo che ce l'avresti fatta a raggiungermi. E così è stato. La tua sedia di vittoria è grande. Bene, ci sarà da divertirsi, che la lotta abbia inizio! Tu ti chiami Jessica, beh, sembra un nome da femmina. Però anche Jessica, insomma, dai, non le sta proprio per così tanto male. Delcatty. Ci vorrebbe una mossa di tipo lotta. Ma penso che anche acquaggetto basti. Bruciapelo? Oh! Strano, perché non ho avuto priority? Sono... Ah, perché siamo in speed tie con le mosse priority. Quindi ho vinto io. Ok. Dato che siamo in speed tie, io praticamente ho fatto acqua getto e c'ho più velocità base, ecco. Ok, sì, mi ha fatto innamorare, però devo cambiare Pokémon. A meno che adesso non faccia attrazione un'altra volta. Però no, il computer ha visto che comunque sia la sua abilità ha funzionato, quindi fa canto. Ora fa attrazione, vuoi scommettere? Ma io sono furbo. E mando il duce. Ora fa attrazione, sicuramente. Intanto riduciamo l'attacco. Eccolo, guardalo come leggo bene il computer. Leggere il computer, ragazzi, è facilissimo. Tranne su Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che è imprevedibile a volte. Ma solo a volte. Ha un Graveler?
Beh, rimandiamo Donato. Sì, potevo mandare Simian, ma è addormentato. Wow, capo palestra, già il Pokémon più forte dovrebbe essere Graveler. Di livello 30. Insomma, i capo palestra iniziano ad essere davvero fortarelli, eh. Wow, oh, wow, wow, oh. Pianino? Cavoli, che male. Ci picchia, solo 5 PS mi ha lasciato. Manda Persian e cambio Pokémon, sì, cambio. Ha due gatti, una gattara? Forse è Persian il più forte, vediamo un po' che livello sta. 33, sì. Persian, accidenti. Andiamo con Scintilla. Gemmo Forza? Perché un Persian impara una tecnica così? Il suo più forte è al 33. Per la prossima palestra allora dovrò... saranno già al 40. Sì, più o meno. Hai detto qualcosa? Pensi di avermi messo alle strette? Quasi, ci penso, più mi convinco che sì. Che ho vinto. Buono, buono. Incredibile, sei forte, sai, grazie. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Credo di avertelo già detto, ma sei davvero forte. Non è stato difficile allenare la tua squadra di Pokémon per renderla così potente? Sì, ore. Questo dimostra anche quanto sei forte il legame che vi unisce. Ce ne ho messo, come ho detto all'inizio video, ad allenarli, ma... ehi, ne è valsa la pena. In segno di ammirazione sono orgogliosa di darti questa. Beh, da stamattina che li sto allenando, quindi capirai. Tutti i Pokémon che ho ricevuto con uno scambio fino al livello 30 ti obbediranno. E poi c'è la MT86, che in questo caso contiene Dragopulsar, una delle tue mosse preferite. Va bene, piccolo saltino e via. A questo punto dobbiamo prendere una bicicletta e attraversare la pista ciclabile. Però dov'era la bicicletta? Dov'è che si prendeva? Qui. Ah, non c'è nessuno? Mi scusi? Ah, il proprietario è andato all'edificio del Team Galassie. Mi sa che ci andiamo nel prossimo episodio anche noi allora, eh? Lì c'è un po' di trambusto. Bene, Cuccio, allora questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Abbiamo fatto un bel po' di progressi, la squadra sta prendendo forma, sono tutti quasi allo stadio finale. Mancano ancora 3 Pokémon e io già so quali voglio. 2 ce li ho in mente. Ad ogni modo, Cuggi, come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!